Bentornati su Notebook Italia, io sono Andrea, andate a seguirci direttamente sul sito, ma anche sul canale YouTube, dove troverete davvero tante tante informazioni sul mondo della tecnologia. Oggi voglio andare a vedere con voi un programma che ho trovato davvero illuminante per i neofiti del videomontaggio, ma anche per chi insomma ne mastica qualcosa in più, cioè Filmora 9, che è un programma, un'applicazione relativamente poco costosa e che ha al suo interno anche tutta una serie di librerie audio e video. Lo andiamo ad avviare per capire innanzitutto quanto tempo ci mette e con che hardware. Aggiungi del testo ai video Facebook, l'85% di questi video viene guardato senza l'audio, internet va matto, insomma la musica di fondo quando c'è qualcosa che va a parlare. Questi sono comunque, diciamo, dei piccoli suggerimenti che già all'avvio ci sono all'interno di questo programma, che ho trovato particolarmente interessante perché abbiamo a che fare comunque con una visione didattica che magari su altri programmi non c'è. Vi sto mostrando in questo momento il centro messaggi perché abbiamo a che fare comunque, come vi stavo raccontando, con un'applicazione particolarmente votata al mondo social. Tanto che addirittura, guardate qui, bentornato, possiamo andare a continuare a provare il programma in modo gratuito oppure acquistarlo. Questa è l'interfaccia, che non va ad essere differente da molte altre, quindi abbiamo la timeline qui in basso, la preview, quindi è la visione, diciamo, di ciò che stiamo visualizzando invece qui sulla destra, con la possibilità di importare i nostri file e fare tutta una serie di azioni. È molto interessante perché, diciamo, a differenza di altri programmi, guardate, audio, ma anche quando abbiamo gli effetti e i diversi elementi, abbiamo tutta una serie di video, audio e anche lettering all'interno dell'applicazione stessa. Vi voglio far vedere velocemente come si va ad agire per il montaggio, magari di per l'appunto un video, e quindi magari partirei con l'importare questa video recensione. Ci va ad indicare che possiamo utilizzare anche il file proxy, che è un suggerimento non proprio banale. Io ovviamente vi vado a consigliare di utilizzarlo se non aveste dell'hardware, quindi il vostro notebook, PC non fosse sufficientemente potente per gestire il flusso video. Ad ogni modo, il programma ce lo ricorda, noi ovviamente prendiamo il consiglio per quello che è e lo andiamo un attimino ad ignorare. Abbiamo preso la nostra clip, l'abbiamo buttata con un trascinamento direttamente sulla nostra timeline. Ci va ad indicare il fatto che ovviamente la clip originaria è in Ultra HD, 3840x2160 50 frame per secondo. Possiamo andare anche a cambiare per l'appunto le impostazioni della nostra timeline. A noi interessa comunque mantenere quel tipo di formato. Come avete visto, abbiamo a che fare con la classica visualizzazione della traccia video, che a momenti vedrete anche la comparsa di quella audio con la forma d'onda qui in basso. Qui abbiamo la nostra preview, che va ad essere costituita in questo modo, con quindi la finestra per la visualizzazione, la barra per poterci muovere all'interno del nostro video, della nostra clip. Possiamo ovviamente andare avanti e indietro, stoppare il tutto e ovviamente andare anche a cambiare la visualizzazione. Io vi vado a consigliare in ogni caso comunque di abbassare la visualizzazione per andare ad avere un'esperienza ovviamente molto molto più fluida. Per potervi muovere all'interno della clip, come potete ben vedere, dovrete utilizzare questa linea rossa con questo simbolino qui, che vi permetterà per l'appunto di muovervi nella clip, mentre se andate un pochetto più in basso con questa doppia freccia potrete andare ad aumentare o diminuire la visualizzazione della stessa. Potete farlo anche in questo modo qui nella parte destra con questa funzionalità. Se voleste in questa condizione andare a vedere tutta quanta la vostra timeline, dovrete fare Shift Z e vedete tutta quanta la timeline all'interno di una stessa visualizzazione. Ovviamente noi ci avviciniamo perché vi voglio far vedere una funzionalità che viene ad essere poi presente anche in altri programmi di montaggio ben più conosciuti, cioè la possibilità di selezionare la clip ma anche il vuoto. Selezionando il vuoto e spingendo il tasto Canc potete ovviamente andare a togliere quel vuoto stesso. CTRZ, spingendoli contemporaneamente per andare a ritornare nella condizione originaria. Vi faccio vedere che è possibile andare a tagliare la nostra clip semplicemente con un click, in questo modo qui.
Vi faccio vedere che qui è presente anche la modalità con scarto automatico, il che significa che se andiamo a spostare questa clip, quindi l'inizio di questa clip che ho selezionato si va ad agganciare alla fine di quest'altra clip, avremo innanzitutto un montaggio molto veloce, la clip, diciamo, che era presente lì in mezzo va a finire qui sulla fine della stessa, cosa che ovviamente vi renderà particolarmente veloci nel montaggio delle vere e proprie schegge nel fare il vostro montaggio quotidiano. Vi faccio vedere cosa è presente qui in file. Possiamo andare ad importare i file multimediali, scaricare media e andare anche a registrare contenuti multimediali, salvare il progetto, esportarlo, poi tutta una serie di preferenze. Come al solito sono anche indicate le scorciatoie da tastiera, modifica, taglia, copia, elimina. Guardate, ci sono comunque anche tutta una serie di scorciatoie da tastiera. La cosa che forse mi ha lasciato leggermente insoddisfatto è la mancanza della scorciatoia da tastiera JK ed L per andare indietro, avanti oppure fermare la visione in preview della clip. Abbiamo le viste con la possibilità di andare a cambiare la riproduzione, la qualità di riproduzione. Possiamo anche cambiare la grandezza di riproduzione, quindi avvicinandoci un po' di più oppure un po' di meno. Ovviamente la andiamo ad adattare. Vai a gli zoom, diciamo, caratteristiche che comunque riusciamo a trovare anche su altri programmi. Possiamo esportare direttamente sul dispositivo, su YouTube, su Vimeo, direttamente sul supporto DVD, cosa che poi vi farò vedere in modo approfondito a breve. Ritorniamo all'interno della nostra clip, magari ci avviciniamo anche. È un sistema di montaggio multitraccia con anche la possibilità di inserire più tracce video, virtualmente diciamo sono infinite, quindi possiamo aggiungere una traccia video, aggiungiamo magari un altro paio. Vado a selezionare qui in alto sempre la stessa clip per farvi vedere con quanta semplicità riuscirete comunque a fare tutto quanto. Cosa molto molto interessante, selezionando la clip la possiamo cancellare, andando sempre su questo comando qui possiamo andare ad eliminare tutte le tracce vuote. Cosa altrettanto interessante, il fatto che ovviamente possiamo andare magari anche a dividere le nostre clip, quindi a tagliarle semplicemente con un tasto destro, in cui ovviamente vedete ci sono tutta una serie di opzioni che ovviamente, diciamo, le persone più spassionate all'interno di questo campo conosceranno a menadito. Come precedentemente era stato suggerito dal programma, con un tasto destro sulla clip possiamo decidere di andare ad eseguire un file proxy. Guardate, è comparso questo pallino che ci indicherà poi se effettivamente la nostra clip è stata trasformata in un file proxy, che è un file più leggero ma che permette di, diciamo, visualizzare e gestire tutto quanto il progetto con più semplicità. Ma una volta esportato poi il nostro progetto sarà comunque nella qualità finale, quindi ad alta risoluzione. Quindi questo qui è la scheda che vi permetterà di andare ad importare i vostri file. Vi faccio vedere che invece qui ci sono tutte quante le liste audio, che sono anche, diciamo, divise in base a quella che è una classificazione interessante per capire anche che tipo di musiche andremo a trovare. Doppio clic ci permetterà di andare ad ascoltare le stesse. Ovviamente la musica è partita, noi la andiamo a fermare e possiamo ovviamente decidere anche di andarla ad inserire all'interno del nostro progetto, regolare magari anche l'audio. Come vi ho fatto, diciamo, vedere velocemente, potete gestire il vostro audio attraverso questa linea, che va ad essere comunque quella legata alla visualizzazione del volume. Quando andrete a mettere in riproduzione la stessa, vedete qui c'è questo V-meter che vi permetterà comunque di capire se l'audio batte al suo livello di normalizzazione. Vado a fermare il tutto. Andando a gestire quindi questa linea con l'Alt e anche un click, vedete, sono comparse queste piccole palline che permetteranno di poter gestire il vostro audio in modo davvero fine, e quindi magari potrete andare a dare risalto ad una frase oppure ad una musica in un determinato momento. Comunque molto semplice da gestire, e poi vi faccio anche vedere che potete magari anche scegliere le differenti colorazioni in modo che voi possiate andare ad avere, diciamo, una visualizzazione di un certo tipo. Magari questo rosso vi renderà tutto quanto particolarmente strano da vedere. Comunque avete visto, si può davvero gestire in modo molto intelligente tutto quanto. Come vi sto per far vedere anche qui, possiamo andare ad avere anche un'anteprima di rendering, quindi semplicemente andando a per l'appunto
avviare il rendering di una porzione di video oppure di tutto quanto il video. Io magari vi consiglio di farlo quando avete a che fare con le transizioni e gli effetti. Ritornando nella parte qui in alto, vi faccio vedere che ci sono anche i titoli. Titoli che possono essere applicati in questo modo qui. Non sono tutti quanti presenti all'interno, diciamo, di questa libreria, ma se vedete comunque molti sono effettivamente ricompresi. Guardate quanti ce ne sono, e c'è anche una classificazione, ce ne sono 259 inclusi. Per poter andare ad agire su questo titolo non dovrete fare altro che avvicinarvi, fare un doppio clic, scegliere magari la scritta, quindi magari noi scriviamo ciao amici. Per noi va bene che sia di questa colorazione qui, con un'animazione di questo genere qui. Quindi facciamo ok, ci mettiamo qui, andiamo a riprodurre tutto quanto. Ovviamente qui avete una visualizzazione leggermente più bassa come qualità, e vedete, abbiamo avuto comunque un effetto di entrata di un certo tipo e un effetto di uscita di sicuramente altro tipo. Molto molto interessante, riuscirete comunque ad integrare queste scritte in modo molto intelligente, molto semplice. Quindi ad esempio, se io volessi andare a modificare questa scritta qui, lo posso fare davvero in pochissimi minuti. Facciamo così e andiamo a riprodurre. Ci abbiamo messo davvero pochissimi istanti, il che significa che comunque ci potremo andare a dedicare magari anche le nostre energie, le nostre forze su altre parti del progetto. Ci sono anche le diverse transizioni. Le transizioni, vi vado a tagliare la clip, vanno ad essere applicate o sulla clip finale o su quella iniziale o anche a cavallo. Magari mi avvicino in modo che possiate anche apprezzare ciò che vi sto dicendo e comprenderlo appieno. Quindi potete o applicarla in questo modo qui sul finale della stessa. Pensate comunque che la riproduzione delle clip è comunque una di quelle parti che dovreste sempre andare a renderizzare. Ad ogni modo potete metterlo a cavallo delle clip, quindi quella destra e quella sinistra, oppure soltanto su quella destra e su quella sinistra. Ce ne sono davvero tantissime, 233, con anche una divisione particolarmente comprensibile. Quindi magari vi faccio anche vedere che potete andare ad inserire quest'ultima, sebbene comunque vedete quello che vi stavo dicendo precedentemente. Magari una clip particolarmente complessa, in questo caso in realtà ha preso tutto quanto il mio progetto, sta facendo una renderizzazione all'interno del medesimo per poterlo vedere in modo fluido. Comunque guardate, quindi c'è questo effetto qui a cavallo delle due clip che renderà il video molto molto più interessante. Vi faccio anche vedere gli effetti. Posso inserire anche questa clip degli anni 70, posto qui, doppio clic e vi fa anche vedere che genere di effetto finale avrà. Ovviamente abbiamo, diciamo, questa visualizzazione particolarmente legata, diciamo, a delle pellicole datate. Anche in questo caso abbiamo 285 tra effetti e, diciamo, opzioni varie. Abbiamo anche questi elementi che sono magari per un pubblico più giovanile, quindi guardate, abbiamo la presenza di questo cuore pulsante animato, magari utilizzabile all'interno di un contesto, ho detto, un pochetto più giovanile, magari più lontano da produzioni professionali. Comunque guardate con quanta semplicità sono riuscito anche ad inserirlo all'interno della clip, ridimensionarlo, davvero una cosa semplicissima. Abbiamo anche la visione con questa modalità split screen, quindi diciamo più fonti video che si vanno ad intersecare oppure a muovere in modo relativo fra di loro, davvero una cosa interessantissima. Per concludere vi parlo dell'esportazione del video, esportazione che sarà comunque con filigrana, come potete vedere in questo caso, nel caso in cui non abbiate a che fare con la versione completa ma soltanto con quella gratuita. Il discorso è interessante perché potrete andare a gestire davvero qualsiasi tipo di flusso video, quindi potete anche utilizzare magari una modalità di esportazione DCI o Ultra HD con un frame rate molto elevato,
Potete gestire anche la pubblicazione di video YouTube oppure su Vimeo, su supporto fisico come può essere magari un DVD, direttamente dall'interno di questa schermata qui. Vediamo i prezzi che vanno da 39,99 euro sino a 99,87 euro, qui li vedete in dollari però sono con un cambio 1 a 1 anche in euro. Abbiamo a che fare con, diciamo, tutta una serie di caratteristiche e ovviamente l'assenza della filigrana sulla clip esportata, il che significa che ovviamente se utilizzaste la versione free, quindi totalmente gratuita, invece quest'ultima verrebbe applicata e non potreste utilizzarla ovviamente per i vostri scopi, a meno che ovviamente non voleste fare, diciamo, una pubblicità totalmente esplicita a Filmora. Abbiamo quindi questo pack da 39,99 euro, quello, diciamo, che vi durerà tutta una vita, da 70 euro, 69,99 euro, e a questa potete anche andare ad aggiungere con 10 euro al mese magari tutta una serie di librerie audio video che potete andare ad integrare liberamente all'interno dei vostri progetti. Infine abbiamo, diciamo, questa versione un pochetto più costosa che ha tutte quante le caratteristiche per potervi soddisfare pienamente in ogni contesto. Abbiamo a che fare anche poi con un sistema di pagamento che, come potete vedere, ricomprende tutte quante le carte, i sistemi di pagamento più comuni ed efficaci. Insomma, un prodotto che mi ha davvero stupito. Se avessi avuto io questo tipo di sistema qualche anno fa, avrei imparato davvero tanti trucchetti nella metà del tempo e ovviamente mi sarei trovato anche a fare i conti con magari un programma che potrebbe avere magari qualche limitazione per i più esperti, ma invece è davvero una manna dal cielo per chi si sta approcciando per la prima volta al mondo della video manipolazione. E soprattutto, se ad oggi voleste utilizzare questo tipo di strumento per la pubblicazione su social di diversa natura, quale ad esempio Instagram, YouTube, Vimeo, ma mi viene in mente anche TikTok.